Sono Rebecca, ho 19 anni e vengo da Pisa. Nella vita faccio l'influencer e TikToker. Sono arrivata a 600.000 follower su TikTok e 112.000 su Instagram. Il mio video più famoso ha fatto 9 milioni di visualizzazioni. Ovviamente non voglio montarmi la testa, però allo stesso tempo sono qualcuno e spero di lasciare il segno. Buonasera. Buonasera. Posso prendere il cappotto? Certo. Sia su Instagram che su TikTok mi piace raccontare me stessa. Va Porto questo e ritorno. bene, grazie. Sui capelli, sul trucco, la moda. Lei è la prima del tavolo, mi seguo al bar e le offro un aperitivo. Grazie. Prego. Sono Rosario, ho 22 anni, vengo da Torino e come professione faccio lo streamer su Twitch. Ero abbastanza solo per lo più, non avevo chissà quanti amici, ho detto iniziamo. Ho iniziato con Minecraft, che è un videogioco tra i più giocati al mondo. Sono stato il primo a portarlo in Italia e poi sono stato anche uno dei migliori. Cioè, sono il migliore in realtà. Buonasera. Buonasera, Buonasera. Benvenuto. Ciao. Ciao. Io sono Alessandro Il Mer. Rosario. Rosario, onorato, da dove arriva? Torino. Io sono single letteralmente da sempre. Perché davvero non ci so fare. Posso prendere il soprabito? Sì, certo. Grazie mille. Faccio sempre il primo passo, solo che il primo passo è sempre sbagliato. Sono Michela, ho 57 anni, vengo da Lucca e faccio la parrucchiera. Io credo tantissimo nei sogni, perché tutti gli uomini della mia vita prima li ho incontrati in sogno. Io mi sento un essere molto spirituale. Faccio yoga, meditazione, filosofie orientali e le sento proprio mie. Questa spiritualità qui è una cosa che mi guida continuamente nella mia vita. La sfida, il traguardo, mostrare questa parte qui alla persona che incontrerò. Sono Franco, vengo da Firenze, ho 62 anni. Nella vita pratico yoga e attualmente lo insegno. Lo yoga è uno stile di vita, è una pratica che ti permette di connetterti al tuo interiore, al tuo sé. Mi piacerebbe che la mia compagna ideale avesse un approccio simile al mio, più spirituale, filosofico. Mi chiamo Martina, sono di Oristano. Ho quasi 30 anni. Nella vita, oltre ad essere single, ho il brevetto di subacquea. Quando sono sott'acqua, mi sento come la sirenetta. Sera. Buonasera. Ciao, Ciao, tutto bene? tutto a Stai posto? prendendo il soprabito? No, tesissimo perché non vedo l'ora di incontrare il mio lui. Sono Danilo, sono Ronaldo, provincia di Messina. Abito a Modena. La mia cosa che mi piace di più è la baccalaura. È una sensazione bellissima. Come fare il bagno sulle nuvole bianche. Il timone è come una donna, come una ragazza, perché si tocca dolcemente. Buonasera. Ciao. Ciao. Questa è la prima appoggiamento a buio. Mi chiamo Loris, ho 33 anni, vengo da Roma. E nella vita faccio il barbiere. La cura del corpo per me è importantissima, sia per me che per la persona che mi deve stare accanto. Nel 2018 ho partecipato al Più Bello d'Italia. È stato tutto inaspettato, come è stato inaspettato il fatto di arrivare in finale. Io sono Francesca, ho 36 anni e vivo in un paesino vicino a Montecatini Terme. Quando mi innamoro sono una completa deficiente. Tipo farmi un tatuaggio col nome e cognome? Qua diciamo che ho coperto un po' gli errori del mio cuore. E interno coscia ho una frase che mi rende forte. Due parole, bella stronza.